sono napoletano e quando spunta l'uno c'è sta chitarra mia a portata di mano. Col tempo si è scagnata, un poco si è scordata, ma è sempre pronta a fare una serenata. O solo io mare in Napoli, con me cantaste tu, io primo amore da non scordi più. Chitarra, stasera sono e canta insieme a me, serenata, più dolce appassionata, tu gli anni e ride, sei come una persona. Il nostro Viaggio in Molise torna a fermarsi a Doratino, dove siamo stati già per la intitolazione del Belvedere ad Ugo Carise. Questa figura di primo piano della musica italiana, della musica cantautorale, a metà tra gli anni 50 e 60, il picco della notorietà ma anche della creatività di questo autore, che poi ha continuato ad essere un punto di riferimento, soprattutto per quell'innovazione che ha dato alla musica d'autore napoletana e non soltanto, anche italiana. Un personaggio che ha saputo fondere il jazz ma anche un gusto particolare per la vita e per la musica, le pubbliche redazioni, ha suonato nei più importanti salotti, era amico di tantissime personalità del mondo musicale, politico, istituzionale. Ugo Carise, che però ci teneva tantissimo alla sua Oratino. Purtroppo è scomparso prematuramente su un treno nel mese di agosto del 1994, circa 20 anni fa dunque, proprio mentre da Roma cercava di tornare ad Oratino, perché questa era comunque la sua terra, la terra dove è nato, dove appunto ha vissuto i primi anni, l'infanzia, i primi arpeggi, i primi approcci con lo strumento principe che ha poi accompagnato la sua vita, ossia la chitarra. Un Oratino che in questo caso non soltanto lo ha ricordato, lo ha celebrato, ma che grazie a lui guarda al futuro. Con una 3 giorni, una voce, una chitarra e Opoc e Web, giocando sul titolo di una delle canzoni più conosciute di Ugo Carise, una rassegna di cantautori del collettivo Be Quiet di Napoli. Dunque, giovani cantautori in piazza e in rete, era questo lo slogan, sotto la direzione artistica di Giovanni Bloch. Una 3 giorni che si è svolta con grande entusiasmo, pubblico attento, un salotto elegante ma anche molto ritmo, improvvisazione, condivisione. I ragazzi che hanno praticamente abitato e vissuto qui a Oratino per alcuni giorni. Vediamo che cosa ci hanno detto al termine delle loro esibizioni e abbiamo anche una sorta di bilancio in corso d'opera da parte degli organizzatori. Restate con noi. Il sole come ieri del resto e domani lo stesso, non dispero che piova sulla mia testa e lenzuola d'asciugarisa sui gomiti al davanzanico, un mondo fuori che te, ma mi è venuta voglia di fumare, ciambatta pacchia d'apertura stagionale, la cui parola un viso di fatica che non c'è ancora bellezza greca. Siamo con Luca Fatica, sindaco di Oratino, dunque una 3 giorni dedicata ad Ugo Carise. Ci siamo visti in veste ufficiale con l'intitolazione del Belvedere a questa personalità del mondo della musica italiana e non solo, adesso invece in veste sicuramente più informale al termine di una delle serate del collettivo Be Quiet. Ecco, come sta andando, com'è andata? Allora, questa 2 giorni è andata meglio delle aspettative, ero fiducioso e in effetti poi diciamo che la serata è stata davvero, le 2 serate sono state davvero divertenti, abbiamo goduto della bravura di questi ragazzi che sono veramente straordinari, sono dei cantatori emergenti come dicevamo in presentazione e fanno una musica davvero divertente, coinvolgente, quindi ci sarà da ben sperare per il futuro, anche perché la collaborazione con Giovanni Bloch, direttore artistico, e con questo collettivo Be Quiet sicuramente continuerà anche in futuro. Ecco, è sicuramente evidente anche il fatto che non soltanto sul palco ma si sono proprio ambientati, inseriti per 2 giorni nel tessuto
anche diciamo sociale, cioè nel senso hanno vissuto questa cittadina. Sì, sì, la cosa bella è questa, loro hanno ricevuto una buona ospitalità, si sono integrati benissimo, hanno dormito insieme in una, io l'ho definita una comune di stile sessantottino, in una struttura comunale nella quale l'abbiamo ospitati, loro sono stati benissimo, anche con la famiglia Calise hanno vissuto due giorni veramente intensi, quindi spero che loro possano portare quando torneranno a casa un buon ricordo di queste serate. Noi sicuramente di loro avremo un ricordo sicuramente positivo. Ecco, possiamo dire che questa era in qualche modo diciamo una prima base di partenza in qualche modo, ma l'anno prossimo cosa ci aspetta? L'anno prossimo, come dicevamo in premessa, l'anno prossimo dovrebbe partire il festival dedicato a Calise, un festival dedicato appunto ai cantatori emergenti che, come anche annunciava Giovanni Bloch, possa far diventare Oratino un luogo di incontro dei giovani cantautori e quindi possa creare i presupposti perché si possa tornare a fare musica d'autore nel sud, che è la cosa più importante. Per la statistica siamo geniali, ma ti amo come sempre tu sei quanto simile, sì, allora non ti preoccupare, e la potenza questa qui solo sessuale, dillo che l'amore si farà per ore e ore, ma ti prego non adesso, sono giusto un po' d'impressione, non dai fuori strada ce l'ha, il bidello che ha capito bene come si fa, avrai licei magnificati se ti paghi contributi qualche punto. Sottofondo ancora le note di Ugo Calise, siamo con Dante Gentile Russo, vicepresidente dell'Associazione Culturale Arturo Giovannitti. Allora, Oratino, che riscopre, almeno diciamo nella versione più ampia mediatica, uno dei suoi figli, per la verità mai dimenticato, anzi, che cosa significa quest'altro tassello in un percorso che lei personalmente, come collettività, come associazione, avete sempre portato avanti, quello di mettere dei punti fermi su queste personalità oratinesi, ce ne sono tante. Sì, in effetti il nostro lavoro oramai viene da lontano, sono molti anni che siamo alla ricerca di questa creatività che ha espresso il popolo di Oratino attraverso i secoli, a partire dalla fine del Cinquecento. Qui c'è stata, come dire, un susseguirsi di personaggi nel campo della pittura, della scultura, della poesia, della musica, i grandi maestri dell'artigianato, gli indoratori, i famosi scalpellini, i vetrai, insomma. Sono davvero tantissime ed è incredibile che in un piccolo centro così si sono concentrati veramente tantissime personalità che hanno espresso una creatività straordinaria. Insomma, gli artisti di Oratino poi sono andati anche oltre i confini regionali, questo è il caso, voglio dire, di Ugo Calise, che ha fatto conoscere la canzone in tutto il mondo. Insomma. Ecco, Ugo Calise, ne conosciamo un profilo. L'abbiamo anche in qualche modo riletto proprio in questi giorni, anche il grande pubblico lo sta riconoscendo di nuovo, ma da parte di uno studioso che ha comunque diciamo trovato foto, documenti, l'atto di nascita ad esempio con tutti i nomi di questo bimbo che nato il 6 maggio 1921 è stato registrato da Papa Aniello, medico condotto qui a Oratino, dopo tre giorni. Ecco, come ci si appassiona poi anche a scoprire queste che sono radici oltre che personalità? Ma sai, per me insomma, aver avuto i Natali anch'io ad Oratino e sapere che tanti artisti sono nati ad Oratino è un fatto che mi riempie davvero di orgoglio e mi appassiona in un modo straordinario. Sai benissimo, io curo anche questa pagina Facebook, Il Cielo Sopra Oratino, che per me è veramente l'archivio dei creativi di Oratino. Ormai ho superato 1100 pagine in cui ogni giorno schedo un personaggio. La passione, chiaro, nella ricerca anche storica è importante perché tutto questo poi deve essere, come dire, messo in luce ma in senso scientifico, quindi nulla è lasciato al caso. Sulla questione di Ugo Calise sono particolarmente affezionato perché lui era anche amico di mio padre. Mio padre era del 21, mio padre del 22 e si conoscevano bene. Quando noi qui proprio 20 anni fa, no 30 anni fa, nel 1984 abbiamo organizzato un suo concerto perché noi, la mia generazione non sapeva chi era, non l'aveva mai visto, lui fu contentissimo di venire ad Oratino e
durante il concerto parlava anche con la gente, qualcuno gli ha anche detto, no, Ugo, ma perché quella volta in televisione, in una trasmissione importantissima, hai detto che non eri di Oradino? Lui si è messo a ridere, ha detto sì, sì, ma voi avete ragione, ma mettetevi nei miei panni. Io canto sole, canto mare, canto luna, poteva dire che era nato in Coppa Montagna. E allora è stato anche questo un modo scherzoso, ma lui insomma, è stato, noi sappiamo perfettamente, sempre molto molto legato alle sue radici qui a Oradino. Lui qui ha iniziato a suonare la chitarra con il maestro Giuseppe Garzia, lui qui ha iniziato a fare le serenate, ha studiato al liceo Mario Pagano di Campobasso, poi è andato all'università e lì a Napoli ha cominciato a frequentare la musica, insomma ha cominciato a capire la grande tradizione della canzone napoletana. Qui nasce poi Ugo Calisi. Non posso più scordarmi te, una voce, una chitarra. Io poche luci